Si perde nella notte dei tempi, l'ultima volta in cui un valdarnese si è imposto in ambito sportivo inserendo il proprio nome a sostantivo in un'enciclopedia e apportando la Treccani, la più illustre della categoria, a creare un neologismo. Così dunque si è passati dal renzismo, citando Matteo Renzi che ha cercato di rivoluzionare la politica italiana partendo dal Rignano, al sarrismo, il credo tattico di Maurizio Sarri, esportato dopo Napoli in terra di Albione e al Chelsea, dove il trainer, solo nato per caso fuori dalla nostra terra, ma cresciuto tra Faellese e Cavriglia per poi esplodere in C con la Sangiovannese, di fatto sta compiendo anche percorso netto con 5 vittorie in altrettante gare. Il sarrismo è dunque un sostantivo maschile che, si legge nella versione digitale dell'enciclopedia, è la concezione del gioco propugnata dall'allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva. Per estensione l'interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna della sua anima popolare. Nessuno di noi avrebbe forse saputo condensare in così pochi concetti quello che dunque Maurizio Sarri è diventato anche a Londra, dove in giro si vede pochissimo visto che predilige vivere in un appartamento a Cobham, sede dei campi di allenamento del Chelsea, ben lontani dal clamore della capitale. E domenica un derby contro West Ham in trasferta, contro davvero la vera anima popolare londinese nel calcio. E chissà dunque che il sarrismo trovi altri proseliti anche in questa occasione.